Ed eccoci con il dottore Iannelli, un congresso voluto fortemente a Napoli. Assolutamente sì, anche se io sono distaccato alla sede di Pavia, frequento la scuola di specializzazione in ortopedia dell'Università di Pavia, io sono napoletano nel cuore, quindi quando si è posta, diciamo, l'opportunità di organizzare questo convegno nella mia città non ho pensato su due volte. E spero, appunto, vista la grande partecipazione di ortopedici da tutta Italia e della faculty illustre che abbiamo invitato, ci sono cattedratici dall'Università di Milano, di Bologna, di Bari, un ospite internazionale proveniente da Barcellona, insomma è un bel evento per la mia città, mi fa piacere esserne protagonista. Va benissimo, grazie. Sì, è la prima volta che il Congresso Nazionale Specializzanti viene a Napoli, la prima volta che in realtà scende al sud. È nato da un'idea mia e del collega Iannelli, che si è laureato qui con me e che viene dall'Università di Pavia, di portare appunto questo congresso qui a Napoli. È un momento importante di confronto di tutti gli assistenti in formazione d'Italia. Abbiamo iscritti che vengono da Torino fino a Catania, siamo molto contenti. Da un punto di vista scientifico abbiamo una faculty di rilievo internazionale con i maggiori direttori di scuola d'Italia, ma anche ospiti internazionali. Parliamo sostanzialmente, come dice il titolo, di quelle che sono le attuali evidenze su quattro principali temi che ci troviamo ad affrontare nella maggior parte della nostra attività, e quindi chirurgia dell'anca, traumatologia sportiva, ortopedia pediatrica e patologia della spalla. Accanto a questo ci saranno i nostri maestri che ci daranno delle indicazioni su quelli che sono i trucchi e segreti per eseguire in maniera corretta gli interventi chirurgici. Va benissimo, grazie.